Rieccoci di nuovo in studio. Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer. Inventarsi una realtà alternativa. Elena Sodano ha fatto questo. La conosco. Come? Di che cosa si occupa? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per averci invitati e benvenuti nella nostra residenza per persone con demenze appunto di Cicala, questo piccolo borgo amico delle demenze dal 2018 che si trova appunto nella Presila Catanzarese. Noi siamo in questa residenza, alle mie spalle c'è proprio la piazzetta Doria di questa residenza e noi abbiamo creato uno spazio di cura in cui vivono 16 persone con una forma di malattia medio grave, dove un po' il tempo organizzativo della struttura è plasmato proprio sul tempo biologico degli abitanti appunto che ci vivono. Qui gli operatori tengono veramente molto in considerazione quello che è il progetto di vita di ogni persona, quella realtà che in fondo era vissuta prima della malattia, ed è proprio questo che aiuta le persone con demenza a dare valore e significato a tutte le azioni che vengono compiute quotidianamente, perché avere una demenza, avere una diagnosi di demenza non significa essere degli sciocchi, non significa più che non c'è niente da fare per loro. In questa residenza niente viene omologato, ma tutto viene personalizzato, rispettando quello che sono appunto i desideri e i bisogni delle persone con demenza. Quindi voglio dire, qui la mattina per esempio ci si alza in tarda mattinata, ognuno con i suoi tempi, si fa colazione nel Bar Italia, si mangia nel ristorante, nella trattoria di Totò e Peppino, la mattina si esce in questo borgo meraviglioso di Cicala, che appunto è una comunità amica delle demenze, dove le persone hanno imparato ad includere, a dare valore, a rendere protagoniste le persone con demenza e non invece trattarle come dei reietti. E quindi lei capisce bene che fare questo significa, certo, che cerchiamo proprio di allontanare quelli che sono gli agiti depressivi. È un altro tipo di approccio, oltre a quello medico c'è anche un approccio umano e comportamentale. Grazie. Per chiudere con Elena Sodano, in un libro scritto poco prima della sua recente scomparsa, Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, nonché componente del comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer, Sodano, auspicava la creazione di reti sulle quali malati e famiglie possano appoggiarsi. Quanto siamo lontani da questo tipo di cultura e quanto incidono i costi? Sicuramente siamo ancora molto lontani, perché sulle persone con Alzheimer o altri tipi di demenza c'è un pensiero distorto secondo cui nel momento della diagnosi per queste persone non c'è nient'altro da fare. Naturalmente io auspico che il governo possa investire anche sui territori della cura, possa investire sulle famiglie, possa investire proprio per dare alle persone con demenza una vita ancora possibile che loro meritano di avere. E questo naturalmente significa, come ha detto anche prima la dottoressa, fare in modo che proprio sui tavoli che contano si possa principalmente dare un pensiero diverso, un pensiero che sia veramente un pensiero di cura, ancora di vita possibile per queste persone.